Grazie alla stretta sinergia tra ANAS e la provincia di Teramo sono stati annunciati lavori per oltre 30 milioni di euro per la manutenzione di strade e ponti, ma anche interventi volti a contrastare il dissesto e frane che interessano la viabilità. ANAS ha dato un ottimo contributo a quella che è la ricostruzione delle strade provinciali nella provincia di Teramo. Che cosa abbiamo fatto? In questi 3 mesi abbiamo messo in campo le tante somme disponibili nel bilancio della provincia, di cui 15 milioni sono interventi ANAS che riguardano principalmente dissesti, quindi le frane, le classiche frane sulla sede stradale, e altri 17 milioni sono gli interventi di pavimentazione stradale che derivano da diversi finanziamenti, principalmente ministeriali, che giacevano nelle casse della provincia. Abbiamo fatto un'azione congiunta con tutti gli uffici, mettendo subito in opera questi ottimi interventi che stanno dando respiro alle condizioni stradali del manto della provincia. Quindi è una risposta soprattutto per la montagna. Sì, soprattutto riguardano le aree interne, perché i dissesti e le frane sono più diffuse nelle aree interne, non sono esclusi interventi nella zona costiera, come a Silvi, Pineto, interventi fatti a Martinsicuro, a Colonnella. Ci sono interventi in oltre 25 comuni, quindi abbiamo toccato quasi tutta la provincia. Altri 15 comuni saranno interessati nelle prossime settimane, probabilmente entro il mese di ottobre, previsti un'altra decina di milioni di euro. Saranno circa 15 le strade interessate dai lavori di manutenzione e rifacimento per garantire la sicurezza in 26 comuni. Lavori che interesseranno presto quasi tutto il territorio provinciale e riguarderanno soprattutto i territori del cratere sismico. Si tratta di interventi importanti sulle infrastrutture viarie dei comuni del cratere, per i quali si contano oltre 15 milioni già andati in gara e altri 3 milioni in progettualità. L'ANAS è stato nominato come soggetto attuatore sisma per il ripristino della viabilità a seguito del terremoto e sostanzialmente tutti gli enti che avevano dimostrato capacità tecnica e economica hanno attuato direttamente il ripristino della viabilità. In altri casi invece ANAS è intervenuta in qualità di soggetto attuatore. Nello specifico nella regione Abruzzo circa il 50% degli interventi sono attuati da ANAS, il restante dagli enti gestori, in particolar modo in Abruzzo dalla provincia di Teramo, la quale ha dimostrato efficienza, attenzione al territorio e pronta operatività e tempestività nel risolvere appunto le criticità a seguito degli eventi sismici.